Caffettino Weekend, il riepilogo di tutte le news tech della settimana. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni ed è arrivato il giorno del sabato e il giorno della domenica, il weekend, in cui riepiloghiamo tutte le 5 puntate del nostro Caffettino Podcast. Ti ricordo che questo podcast è sovvenzionato dagli amici del Caffettino tramite Patreon, patreon.com/Mario Moroni, se vuoi aiutarmi dal punto di vista di una donazione, di un supporto per questo podcast, oppure anche puoi entrare sul canale Telegram Mario Moroni Canale per non perderti nessuna notifica. Lunedì abbiamo parlato di Apple che venderà l'iPhone molto probabilmente come servizio in abbonamento, non soltanto un servizio finanziario ma anzi un modo per saltare l'azienda di Cupertino, tutti gli intermediari finanziari, e per fare quello che tutti noi che hanno un iPhone da qualche tempo vogliono, cioè ovvero un abbonamento lifetime per averlo. E chiaramente la discussione e il ragionamento va anche tanto rispetto a quello che già stanno facendo le piattaforme streaming. Abbiamo parlato anche degli Oscar, ma non per lo schiaffone di Will Smith, non per quella violenza, non per tutto questo, ma per una cosa che interessa a noi, amici imprenditori, professionisti e studenti. Apple TV Plus è il primo servizio di streaming a vincere un premio come miglior film agli Oscar. Questa è una grande notizia, anche perché da qualche anno ormai le piattaforme streaming arrivano in nomination, vincevano premi, ma è la prima volta che una piattaforma di streaming vince il premio come miglior film agli Oscar. Sicuramente un cambio di passo, oltre che chiaramente di ecosistema. Elon Musk vuole aprire un nuovo social network, o meglio, l'ha lasciato intendere su Twitter, come sapete sempre presente su social network dei tweet, e tendenzialmente rispondendo a un sondaggio si è lasciato, come dire, trasportare dal free speech questa tematica che ormai da tantissimo tempo si parla sui media americani, ovvero i social dove tutti possono dire quello che vogliono. Sai che novità. Deliveroo Plus è gratis per chi ha Amazon Prime, una bella collaborazione, ne abbiamo parlato nel podcast di giovedì. La creatività va allenata ogni giorno, con questa riflessione abbiamo chiuso la settimana del nostro podcast, con la puntata di venerdì, perché la creatività è come un muscolo, va allenata ogni giorno, va in qualche maniera fatta crescere. E sono partito con questo ragionamento da una cosa che mi è accaduta negli scorsi giorni. Ero a casa con il mio piccolo, con la mia compagna, e chiaramente il ragionamento è stato: ma guarda che creatività che hanno questi nuovi esseri, e effettivamente poi noi la perdiamo, per cui insomma un ragionamento anche da questo punto di vista. Il 28 e il 29 maggio non perderti la nostra reunion evento Foo Fighters. Foofighters.it è questo, è il titolo del nostro evento. Foofighters.it, vai, registrati e prendi i biglietti per il full ticket, per i biglietti di tutto l'evento, 3 giorni in cui saremo insieme, faremo aperitivi, chiacchierate, vedremo tanti speaker molto interessanti e poi ci conosceremo di persona. Mi raccomando, non perdetelo, 28 e 29 maggio a Roma. E con questo si conclude la nostra settimana del Caffettino Podcast, ma attenzione, stavo pensando di creare delle puntate alla domenica molto particolari, molto speciali. Magari se hai qualche consiglio scrivimelo su Telegram Mario Moroni Canale, oppure nella community Patreon, chiaramente se sei iscritto ci sentiamo lì. Noi ci sentiamo lunedì con il prossimo podcast, perché ricomincia la settimana e le news continuano. Fate i bravi, da Mario Moroni è tutto, ciao!